Una partita immeritatamente, e le caratteristiche tra Empoli e Frosinone sono completamente diverse. Frosinone è una squadra fisica, una squadra di spessore agonistico, esce fuori da questa partita con 3 ammoniti e noi con 4, con 2 espulsioni, non ci sta, ma per caratteristiche, poi ognuno mette in campo quello che ha, chiaramente. La Saponara ha subito un'infinità di falli e non ci sta. Ma sicuramente avrà protestato, sì, ma avrà protestato perché è indispettito, perché fallo sistematico e non è possibile. Quindi l'arbitro lì non mi è piaciuto. Quindi una partita a due facce. Primo tempo meglio loro, ma non è che abbiamo sofferto chissà quante occasioni. Il secondo tempo meglio noi in tutti i reparti, insomma abbiamo vinto i duelli e portiamo a casa 3 punti molto, molto importanti per la classifica, per il morale e perché per la prima volta dall'inizio del campionato ci vede non ultimi in classifica ma con un gruppettino di squadre sotto di noi. E è importante soprattutto aver vinto uno scontro contro una squadra diretto, contro una squadra che secondo me, pur avendo giocatori importanti e una squadra di qualità, secondo me lotterà fino alla fine come noi per mantenere la categoria. Come